Edgar Degas, tra tutti i pittori impressionisti, è quello che conserva la maggiore originalità e distanza dagli altri. Ciò che lo contraddistingue sono le forme plastiche e tagli prospettici molto arditi. Per l'uso di questi scorci si presuppone l'influenza delle stampe giapponesi, anche se appare evidente che i suoi quadri hanno un'inquadratura tipicamente fotografica. Compì studi classici e viaggiò molto in Italia, dove entrò a contatto con le figure di Raffaello e Botticelli. Una formazione di accademia alle sue spalle, dipinge elementi chiusi come sale da ballo o saluti borghesi ed è famoso per la rappresentazione delle ballerine, dove è presente il rispetto dell'anatomia e una prospettiva di tipo intuitivo. Tra i 22 e i 26 anni realizzò il suo primo quadro che lo rese famoso, La famiglia Bellelli. In questa tela l'artista raffigura la zia paterna in compagnia del marito, il barone Bellelli, e le sue due figlie. La baronessa è in lutto per la morte del padre, il cui ritratto è incorniciato proprio alle spalle di una delle due figlie. La madre ha un aspetto estremamente dignitoso e un temperamento autoritario che è in contrasto con la relativa impassibilità del padre. Questo ritratto di famiglia ricorda quelli dei maestri fiamminghi della pittura, come le tele di Van Dyck. Questa precisa introspezione psicologica dei personaggi porta a una visione realistica che anticiperà alcuni tratti successivi di Manet. Il formato imponente, i colori sobri, la prospettiva aperta come porte e specchi sono elementi che contribuiscono a rafforzare questo clima di inquietudine. Soltanto la posizione quasi rilassata delle minore delle bambine, che tiene una gamba incrociata sotto la gonna, contrasta con la pesantezza dell'atmosfera, mentre la sorella maggiore sembra già prigioniera delle convenzioni degli adulti. Il pittore rinuncia a quel carattere en plein air che caratterizza l'impressionismo e si concentra sulla bellezza delle ballerine, sia mentre si preparano sia durante l'esibizione. Per realizzarle al meglio ha utilizzato effetti molto luminosi e inquadrature spettacolari. La pittura di Degas si differenzia in tre principali momenti. Il primo, l'esordio dal 1853 al 1873, in cui Degas sperimenta ogni tipo di genere, ma specialmente i ritratti, come ad esempio l'ambizioso ritratto della famiglia Bellelli. Sarà negli anni giovanili particolarmente ispirato dalla figura di Ingres. Grazie alla sua influenza, Degas non abbandonerà mai il concetto accademico di predisporre un disegno preparatorio del quadro prima di dipingere l'intera opera. Per questo Degas differisce molto dagli impressionisti, suoi contemporanei, che dipingevano di getto cogliendo l'attimo. Di questo periodo è la lezione di danza all'opera. Tra 1874 e 1886 si ha la fase impressionista, alla quale appartengono la maggior parte delle opere, e che gli diede notorietà. In questi anni inizia a sperimentare tecniche nuove riguardanti luce e colori, cercando mezzi pittorici inediti e a basso prezzo, a causa della morte del padre che lo porta a dover dipingere per vivere. Predilige soggetti semplici nelle loro pose quotidiane, come ad esempio nel dipinto Le stiratrici. Gli altri impressionisti, al contrario, si concentrano sui paesaggi. Degas apre all'arte una nuova via di ritrarre i nudi femminili, per i quali verrà profondamente denigrato, dipingendo le donne non in nobile posa, ma bensì mentre si pettinano e si vestono. Inoltre le raffigura con una tecnica molto innovativa, la rappresenta dall'alto, dal basso, di lato, come se le spiasse dal buco della serratura. Ciò suscitò molto scandalo. Inoltre è in questo periodo che si specializzerà nella rappresentazione di ballerine, come la ballerina verde e la classe di ballo. La ballerina verde sta danzando di fronte ad un pubblico che non vediamo e che vede animarsi un'evoluzione della danza da una prospettiva rialzata. La scelta di un punto di vista sopraelevato permette a Degas di mostrare le ballerine in posizioni spettacolari e originali. Una sola delle ballerine è visibile a figura intera, mentre le altre le intravediamo solo in parte. Nella classe di ballo, più che la presentazione delle scene formali in teatro, il suo interesse è catturato dal lungo lavoro di preparazione, quindi dalle prove, dalle lezioni alla sbarra, dalle leve esauste che si riposano. Alcuni si stiracchiano, altri si piegano per grattarsi la schiena o per sistemarsi l'acconciatura, il costume da ballo, un orecchino, un nastro, prestando poca attenzione all'inflessibile insegnante. Come di consueto, Degas sceglie un angolo decentrato per inquadrare la scena. La terza fase della pittura di Degas è quella che va oltre l'impressionismo, dal 1887 al 1912. In questi ultimi anni della sua vita inizia ad avere gravi problemi alla vista. Per questo motivo predilige colori molto intensi, forse in contrapposizione al suo cagionevole stato di salute. In questi anni si concentrerà sempre più su dipinti in serie. In particolare lo interessano le ballerine, le corse dei cavalli e le donne.
Nelle quattro ballerine, il dipinto mostra come Degas fosse interessato a ritrarre all'interno dei suoi lavori non solo quando le ballerine erano effettivamente all'opera sul palco, ma anche mentre si preparavano e ripetevano le coreografie negli angoli nascosti. Degas non accettò mai pienamente di essere etichettato come un pittore impressionista, convinto del fatto che il suo stile fosse orientato verso la cattura dell'istante, come un fotografo, piuttosto che verso improvvisazioni, come gli impressionisti. Non sappiamo se le protagoniste della scena fossero effettivamente un gruppo di danzatrici, oppure fossero sempre la stessa donna ritratta in istanti diversi, come in una serie di fotografie scattate in sequenza. Lo sfondo alle spalle della ragazza è dipinto in modo frettoloso e con pochi dettagli, obbligando lo spettatore a dare primaria importanza alla gestualità e ai movimenti delle ballerine. L'artista è incantato dai movimenti delle ballerine, ne studia le pose, gli atteggiamenti spontanei, i comportamenti quotidiani e li riporta sui suoi quadri con colori delicati e trasparenti. Le ballerine nei suoi quadri sembrano soffici esplosioni di colori. L'uso sapiente dei colori e dei pastelli rendono i tutù soffici, vaporosi e trasparenti e molto realistici. Degas ritrae le ballerine in ogni momento della giornata. Poche le volte che sono rappresentate sul palcoscenico durante lo spettacolo, come in L'Étoile, dove gli effetti di luce ed ombra della ballerina che si affaccia sulla scena sono resi in modo straordinario dall'artista, con poche macchie di colore. Le scene preferite del pittore sono quelle dietro le quinte, come rappresentato nel quadro Ballerina che si allaccia alla scarpa destra o in pausa durante la lezione di danza. Il mondo della danza viene raffigurato da Degas come quello di tutti i giorni, dove le ballerine assumono pose naturali e talvolta sgraziate, come nella celebre lezione di danza. Degas vuole rappresentare la vitalità delle ballerine e la spontaneità dei loro movimenti. La scena raffigurata sembra davvero reale, perché l'artista riesce a cogliere l'immediatezza del momento e fermarla sulla tela.